E io sono davvero molto contento che l'occasione di conferire il dottorato in fisica al colonnello Williams mi permetta di mettere in evidenza questo aspetto. Quindi io ringrazio innanzitutto il colonnello Williams e ringrazio tutti voi per la partecipazione così numerosa a questo evento. Grazie. Senza gruppi di pronunciare la laudatio, permettetemi di ringraziare tutto il collegio di dottorato, il professore Torrisi, già coordinatore, per il lavoro svolto fino adesso, e di dare un grande in bocca al lupo alla professoressa Gruppi, che inizia con questa cerimonia, nel modo migliore, il suo mandato di nuovo coordinatore del dottorato in fisica. I try to, first of all, to welcome all of you, your colleagues, your students, your own. Good morning. Welcome to this wonderful frame of lecture hall of the Siemens University that today hosts a very important event, such an important event. As coordinator of PhD of Physics at the Siemens University, my warmest welcome is for the students. I can see that they are really, really numerous today. So for this, we are very, very glad and very satisfied. Oggi, ovviamente, questa è la risposta delle normali condizioni di vita. Much of what you talked about gives demonstration of the order in the universe. In fact, we take advantage of the order just in rocketry, being able to launch a rocket at a certain time in a certain direction for a certain duration, and then rendezvous with the space station orbiting the Earth. That's all due to the physics and the order, the predictable order of the universe. Ovviamente noi parliamo. Prendiamo in conto determinati parametri ed è su questa prospettiva che noi impostiamo la nostra, i nostri calcoli. Yeah, it's maybe difficult to translate. It is a challenge to live and work in space. We don't know all of the impacts on the human body, but that's one of the areas that we are doing continuous study to understand and then to develop countermeasures for the adverse effects on the human body. Stiamo ovviamente parlando di una sfida, perché non siamo ancora pienamente consapevoli di quelle che possono essere le conseguenze di determinate condizioni sull'impatto che possono avere sul nostro corpo. Perciò è ancora una domanda aperta. But I also encourage you to pursue your understanding and knowledge of the work, a world around us, to include the physical aspects of the world around us, wherever your interests, wherever your passions, continue to develop them and pursue them in your education. Intanto volevo esprimere quanto sono, diciamo, onorato di poter fare questa domanda. Le volevo chiedere, gli astronauti, per prepararsi, soprattutto per quanto riguarda le riparazioni della Stazione Spaziale Internazionale, fanno un periodo di allenamento sott'acqua. Le volevo chiedere, innanzitutto, è suggestivo come per ricreare delle condizioni che si trovano diciamo lontano, 400 km dalla Terra, bisogna, diciamo, scendere sott'acqua. È veramente, quali sono le analogie, le differenze tra effettuare una riparazione in un modello riprodotto sott'acqua e diciamo, effettuarla poi veramente all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale?
the underwater training that we conduct does not duplicate the systems of the space station and the main space station. Ovviamente l'addestramento che si compie sott'acqua non è che riflette e rispecchia le condizioni effettive che ci sono nello spazio. What it does duplicate is the extreme environment and the ability to work and live and maintain both the systems as well as yourself in that extreme environment and manage the risks associated with that environment. Quello che può duplicare è la difficoltà di condizioni estreme e la risposta che si può dare nell'ambito di condizioni estreme.